Eccoci con coach Mattia Ferrari e Bobby Mladenov alla vigilia della trasferta contro Montegranaro, decima giornata di campionato. Bobby, ti faccio subito una prima domanda. Insomma, hai avuto un infortunio recente che ti ha portato a stare fuori molto dal campo. Ti chiedo come sta andando il tuo rientro, quali sono le tue sensazioni di nuovo con la squadra? Sì, prima, ciao a tutti. Sto rientrando abbastanza bene, mi sono recuperato, sto andando meglio. Sto cercando di fare le cose bene per la squadra, sto cercando di ascoltare l'allenatore. Mi sento molto meglio, però secondo me c'è una cosa un po' di cose da riprendere. Domanda per coach Mattia Ferrari. Mattia, Montegranaro, squadra incontrata già in Supercoppa, però chiaramente era all'inizio della stagione, quindi io immagino che domani sarà una partita dalle condizioni totalmente diverse. Beh, per forza, una partita del 10 settembre conta assolutamente niente. Domani sarà una partita diversa, innanzitutto perché fuori casa e loro in casa hanno dimostrato, giocando fino all'ultimo possesso con Ancona e Rieti, di essere obiettivamente una squadra pericolosa. E in più anche la recente trasferta a Faenza è stata una trasferta che il punteggio non fotografa nel pieno quella che è stata la prestazione. Della squadra di Baldiraghi, che è al momento ultima in classifica, una sola vittoria, ma è una squadra sicuramente in crescita. Volevo fare un'altra domanda a Bobby e ti chiedo appunto cosa vi aspettate dalla partita di domani, com'è andata questa settimana di allenamento e cosa secondo te dovrete fare per portare a casa questa vittoria. Secondo me domani non sarà una partita facile. Questa settimana ci siamo preparati bene. Domani andiamo a fare il nostro lavoro, andiamo là per vincere, fare il meglio. Dobbiamo essere intensi e duri se vogliamo portare questa partita a casa. Coach, dicevi prima appunto una squadra ultima in classifica con solo una vittoria all'attivo, sulla carta una partita magari semplice, ti chiedo invece se e quali insidie può nascondere per noi questa trasferta di domani. Beh, già il fatto di pensare che possa essere semplice sarebbe un errore fatale. Non esistono partite facili in questo campionato, a maggior ragione fuori casa, a maggior ragione su un campo storicamente duro come il campo di Montegranaro. Noi dobbiamo andare lì con grande, come ha detto Bobby, grande intensità, grande solidità e giocare una partita vera, come se andassimo a giocare in qualsiasi altro campo in Italia, perché ogni squadra merita lo stesso tipo di preparazione, di rispetto ed attenzione, perché le partite sono ogni volta una storia a sé e soprattutto all'interno di un campionato gli scivoloni, i momenti brutti, le partite giocate male ci sono sempre. Le qualità di una squadra è riuscire a portare a casa le partite anche quando magari le cose sembrano facili, poi magari si mettono male. Bisogna essere pronti a tutto, ma l'obiettivo è sempre quello di tornare a casa con 2 punti. Volevo fare un'altra domanda a Bobby. Bobby, cominciano 7 giorni abbastanza impegnativi, domani trasferta a Montegranaro, mercoledì in casa e domenica di nuovo in casa, quindi insomma tante partite in pochi giorni. E, appunto, il fatto che adesso siete di nuovo al completo, secondo te quanto è importante per affrontare al meglio così tante partite vicine? Noi secondo me siamo pronti, però adesso guardiamo partita dopo partita. Adesso abbiamo Montegranaro, dopo questo guardiamo la prossima contro Senegalia, poi guardiamoci preparare al meglio. Un'ultima domanda a coach Mattia Ferrari. Mattia, in settimana siete stati protagonisti di un bello sketch dal nostro sponsor Durca, dove abbiamo visto fare dei dolci. Insomma, vi chiedo se vi siete divertiti, insomma, com'è andata questa esperienza, a cui appunto avete partecipato entrambi. Sì, probabilmente abbiamo anche aperto la strada a una nuova professione, qualora la prima non andasse molto bene. No, è stato divertente, è stata una cosa piacevole. Dobbiamo ringraziare la famiglia Fabbri, la Dulca, perché sono stati ospiti squisiti, ci hanno trattato benissimo, è stata una mattina veramente interessante. Ragazzi, grazie ad entrambi e in bocca al lupo per la partita di domani e forza Rimini. Forza Rimini. Forza, ringraziate Marco.